Ciao a tutti, sono Giorgia e sono qui per parlarvi delle notizie nerd dell'ultima settimana. Sony è arrivata a un nuovo accordo con Amazon. Usciranno varie serie TV live action ambientate nell'universo di Spider-Man. La prima serie annunciata è Silk Spider Society. Sarà incentrata sul personaggio che dà il titolo alla serie e sarà sviluppata da Angela Kang, che è la showrunner delle ultime di alcune stagioni di The Walking Dead, e avrà come produttori la stessa coppia che ha prodotto Spider-Man Un Nuovo Universo. Da qualche giorno è disponibile il nuovo videogioco della serie di God of War. Si tratta di God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PlayStation 5. Le prime recensioni sembrano molto positive. Il gioco ha un gran numero di combattimenti che sembrano migliorati anche nella grafica rispetto al videogioco precedente uscito nel 2018. Ed è incentrato su quelli e sull'esplorazione dei regni della mitologia norrena. È uscito il trailer di un nuovo cartone animato della Disney che uscirà nell'estate 2023, si chiamerà Elemental, e a un anno dall'uscita di Strappare lungo i bordi è stato annunciato da Zero Calcare e da Netflix la nuova serie TV, che è stato sottolineato varie volte non sarà una seconda stagione ma una nuova serie, esattamente come ogni fumetto di Zero Calcare è scollegato dall'altro ma mantiene alcuni personaggi fissi. La serie si chiamerà Questo mondo non mi renderà cattivo, sarà composta da 6 episodi di circa mezz'ora l'uno e la vedremo su Netflix nel 2023. Siamo già agli eventi delle prossime settimane. Dal 19 al 26 novembre a Bologna ci saranno una serie di incontri con autori e autrici italiani e internazionali del mondo del fumetto, in occasione di una rassegna chiamata Ad occhi aperti, raccontare per immagini, di cui vi lascio il programma nella descrizione del video. Dal 25 al 27 di novembre ci sarà la Milano Games Week contemporaneamente al Cartoonix. Io molto probabilmente sarò venerdì, il 25, e anche il festival Pazza Idea a Cagliari, mentre il 25 di novembre uscirà su Disney Plus lo speciale di Natale di Guardiani della Galassia. E nello stesso weekend, 26 e 27, a Bologna, al Centro Fiere, ci sarà la mostra mercato del fumetto antiquario e da collezione. È una fiera abbastanza particolare, ci sono collezionisti di tutti i tipi, non solo di fumetti, contemporaneamente fanno anche, c'è sempre una parte dedicata per esempio ai vinili, ai collezionisti di Franco Bolli, c'è davvero qualsiasi cosa, ma ammetto che nel reparto fumetti ho sempre trovato cose molto interessanti e di solito ho frequentato fiere di questo tipo con mio padre che era alla ricerca di cose particolarmente vecchie rispetto a quelle che leggo io normalmente, ma ho sempre trovato anche cose molto interessanti per me, che fossero fumetti Marvel usciti magari da 7-8 anni di cui volevo recuperare qualche numero, a classici del fumetto che ancora non avevo letto e che lì erano disponibili a prezzi molto più vantaggiosi, motivo per cui mi piacerebbe farci un giro sabato prossimo, se saranno rimaste un po' di energie dopo Milano. Mentre il 1 dicembre uscirà la nuova stagione di Rick e Morty su Netflix e il 2 nelle fumetterie convenzionate ci sarà il Free Comics Book Day, una giornata in cui saranno disponibili un tot di fumetti gratuiti, di solito sono i primi capitoli di nuove saghe, nuovi inizi, è un modo molto interessante per conoscere le novità che di solito sono programmate da dicembre a febbraio. E quest'anno tra l'altro di fumetti ne usciranno parecchi perché ormai quasi tutte le case editrici, almeno le più grosse, collaborano con questo progetto. Quindi vi consiglio di dare un occhio alle fumetterie che parteciperanno. Per questa settimana direi che è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.